Si avvicina l'8 marzo, la festa della donna, e allora mi va tanto di parlarti di menopausa, uno dei momenti più tosti della vita di noi donne, che guardiamo sempre con terrore. Se si deve avvicinare non ci vogliamo pensare, quando ci troviamo dentro ci sembra un inferno e comunque in ogni caso ci sembra veramente la fine della nostra vita, finisce tutto, le cose più belle non ci sono più. Vorrei raccontarti un'altra storia perché per me invece la menopausa è stata uno dei momenti più belli della mia vita. Posso dire che mi ha regalato delle cose straordinarie, mi ha fatto conoscere molto meglio me stessa, tutte le mie possibilità, tutte le mie i doni che potevo dare al mondo. Quindi sicuramente è possibile vivere la menopausa in un modo completamente diverso. Ma andiamola a conoscere meglio. Quali sono i cambiamenti che avvengono nel tuo corpo? Perché quello che è importante è capire cosa ci sta accadendo e di conseguenza armonizzare le nostre abitudini, la nostra alimentazione, il nostro stile di vita con queste nuove sfide che la vita ci sta offrendo. Innanzitutto smette quel ciclo perenne che ci aveva accompagnato per 40 anni della nostra vita, a volte leggermente meno, ma sicuramente è stato un compagno fedele per un lunghissimo tempo della nostra vita. Questo vuol dire che gli ormoni, come erano prima, non vengono prodotti più, mancano degli ormoni e gradualmente questo ovviamente porta a uno scombussolamento nel nostro corpo, un adeguamento. Da una parte non abbiamo più quella perdita di energia mensile, che aveva un po' segnato e scandito la nostra vita fino ad ora, per cui c'era il tempo dell'ovulazione, poi c'era il tempo del ciclo, poi c'era il tempo in cui finiva il ciclo e c'era sempre quella sensibilità, no, a tutti questi andamenti ormonali e soprattutto quando arrivava il ciclo era un po' una grande perdita di energia, per cui questa sensazione di stanchezza, poi ci voleva del tempo per riprenderci. Ecco, adesso tutto questo finisce, quindi da un certo punto di vista per me ha significato veramente accorgermi di quanta più energia avessi. Quello che accade però è che questi ormoni, quando terminano di funzionare così come funzionavano, portano un pochino per un periodo un po' di, come dire, di alti e bassi. Quindi questa è la prima sfida che ti occorre conoscere, quella di questo momento di passaggio degli ormoni per cui cambiano la loro produzione e queste onde energetiche per cui a volte ti senti euforica, a volte ti senti invece completamente giù, ti accompagneranno per un breve periodo di tempo. Ed è bello piuttosto che scacciarlo questo momento di difficoltà e dire no, io vorrei tornare a prima, che poi anche prima c'erano le fluttuazioni, solo che erano delle fluttuazioni a cui eravamo abituati. Adesso tutto cambia e la cosa bella è che puoi aprirti a questa avventura di cambiamento senza scacciarla, conoscerti meglio, capire bene cosa vuoi, cosa non vuoi, conoscere anche tutte le tue potenzialità, tutto quello che c'è dentro di te. Un periodo di maggiore introspezione, ma molto molto interessante. Ci sono delle erbe naturali che possono accompagnare questo tempo che a volte dura parecchio, perché magari c'è un tempo di premenopausa che può durare anche diversi mesi. Allora ci sono delle erbe che possono aiutare questo tempo di cambiamento. Sicuramente Shatavari, un'erba ayurvedica meravigliosa che ti accompagna, in realtà ti accompagna anche prima quando hai il ciclo, però durante la menopausa è meravigliosa, ti può veramente aiutare a governare queste fluttuazioni, queste onde che a volte sembrano travolgerti. Poi anche ashwagandha e rhodiola sono altre due erbe che puoi usare al mattino. Basta anche solo un cucchiaino nella giornata, preso soprattutto al mattino al risveglio, anche in semplice acqua calda e sciolto nell'acqua per darti appunto questo sostegno nella fluttuazione ormonale che comunque poi passerà. Quindi non la vivere con troppo pathos, ma piuttosto divertiti a conoscerti meglio. L'altro problema grosso, grosso che ti travolge è quello che il metabolismo cambia completamente. Per cui mentre prima avevi potuto divertirti a mangiare di più, poi dire va bene, adesso mi metto in punizione, mangio, smetto di mangiare e il mio peso calerà. In realtà non accade più questo. Ti disperi perché tutto il peso che prendi, boom, è difficilissimo.
farlo passare. Prendi peso facilissimamente, ma perdi peso con grande, grande difficoltà e soprattutto tutto il peso che prendi facilmente lo accumuli in una zona nuova che finora non era mai accaduto, che è la zona viscerale. Proprio la pancia, l'addome diventa magari può facilmente gonfiarsi, ma proprio non è gonfiore d'aria, è gonfiore da peso che si accumula qui, adipe che si accumula in questa zona. Cosa fare? A questo punto devi capire che il tuo metabolismo si è molto rallentato e se non cambi il tuo stile di vita, questo potrà diventare un problema. Io ricordo che all'inizio della mia menopausa, sono andata in menopausa abbastanza presto, a 46 anni, quindi ormai, a 48 anni, scusa, e quindi ormai è passato parecchio tempo. All'inizio, che non avevo capito bene questa cosa, ho preso credo un 7 kg, quindi tanti per me che non ero abituata, certo partivo da un peso basso, ma sono stati strani per me. E quando ho capito questo, piano piano ho armonizzato il mio modo di mangiare a queste nuove esigenze del corpo e boom, il peso è andato via. Cosa devi fare fondamentalmente? Smetterla di consumare tanti carboidrati, perché in questo momento tutti i carboidrati che mangi, soprattutto glutine, ti riempiono di peso e di gonfiore e ti senti un'altra persona e questa sensazione di peso maggiore è alla base poi del nervosismo, dell'agitazione e della insoddisfazione che caratterizza questo tempo. Quindi riduci i tuoi carboidrati, mangia più proteine che ti servono a mantenerti giovane anche nel collagene, consuma tantissimi grassi. Adesso vedremo perché sono fondamentali in menopausa, i grassi sono veramente fondamentali e consuma tante verdure, molto meglio le verdure dei carboidrati. Se mangi questo e bevi tanta acqua calda, ti accorgerai che il peso non aumenta assolutamente, se avevi preso un po' di peso lo perdi e puoi mantenerti in perfetta forma. Terzo problema importante in menopausa è quello delle ossa. Ossa, articolazioni, perché? Perché le fluttuazioni ormonali riducono il quantitativo di minerali che noi abbiamo, per cui si iniziano a non si depositano più, non abbiamo più tutti i minerali che avremmo e consumiamo rapidamente quelli che magari erano all'interno delle nostre ossa. Cosa possiamo fare per questo? Innanzitutto, la prima cosa che devi fare è ricordarti che le ossa si possono rinnovare. Rinnovano i tessuti, anche le articolazioni si rigenerano solo se ti muovi. Se non ti muovi, le ossa non, è come se ricevessero il messaggio che non ti servono e dirottano l'energia su altro. Se vuoi che le ossa si mantengano giovani, devi muoverti regolarmente. Questo in menopausa diventa fondamentale. Devi fare un esercizio fisico costante. Quotidiano, non ti devi ammazzare in palestra, perché questo non servirebbe, ma devi muoverti, devi dare il messaggio al corpo che le ossa ti servono ancora, che sei perfettamente in grado ancora di muoverti e quindi hai bisogno di ossa in salute e giovani. Quindi un esercizio costante, camminare innanzitutto e poi scegli un esercizio che ti piace, fallo regolarmente anche a casa, se puoi magari un paio di volte in palestra. Però trova una piccola routine di esercizi tra yoga, pilates, tai chi, quello che ti piace, qigong, quello che ti piace, ma devi muovere il corpo. Un pochino di esercizio per sciogliere e un po' di esercizi proprio per tonificare, in modo tale da dare questo messaggio al corpo. L'altra cosa importante è che devi dare minerali. Hai bisogno di una pioggia, di un bagno di minerali. Per questo ci sono delle sostanze preziosissime che possiamo iniziare ad assumere regolarmente. E quindi le microalghe ci possono aiutare, clorella, spirulina, ci possono aiutare delle piante, c'è l'equiseto meraviglioso. Io ho preparato dei rimedi nel mio shop appositamente per questo tempo perché li ho preparati principalmente per me. Quindi silica, meraviglioso, dai 45 anni in poi ho iniziato a usarlo regolarmente, puro equiseto in polvere. E poi anche Osteoflex, un rimedio a base di guscio d'uovo, veramente super 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 rimineralizzante, selenio, che è un altro rimedio incredibile, ricchissimo di minerali, e poi collagene perché hai bisogno di dare nuovo proprio energia alla tua pelle. Adesso, ultimo nato da pochissime settimane, c'è il Beauty Complex pensato appositamente per proprio questa fase nella quale ti sembra di invecchiare. Quindi minerali, movimento
grassi. Adesso vediamo perché. Perché la quarta sfida importantissima, tra l'altro i grassi ci servono per assorbire i minerali, non avrebbe senso prendere dei minerali se poi non facessimo un uso costante di grassi sani, non avremmo tutti i grassi che ci servono. Quindi minerali e grassi vanno insieme e il quarto problema che ti accade è quello della disidratazione, una disidratazione fastidiosa che vuol dire secchezza, secchezza di tutte le mucose, a volte degli occhi, ma ovviamente per noi donne soprattutto vaginale, quindi problemi anche nei rapporti, difficoltà ad avere dolore, ad avere rapporti sessuali o anche difficoltà a lasciarci andare perché c'è questa tensione, c'è questa sensazione di secchezza nuova che è un fastidio veramente molto molto sgradevole e che ci mette anche paura quando dobbiamo relazionarci con il partner, è una sensazione di pelle che diventa sempre più secca, quindi si squama, veramente diventiamo dei serpenti e la nostra pelle cambia completamente la sua natura. E allora cosa hai bisogno per questo? Innanzitutto di grassi, di un bagno di grassi. Devi prendere i grassi internamente, grassi sani come l'olio di cocco, il ghee. Devi prendere veramente una buona quantità, anche l'MCT oil. Prenderli regolarmente, almeno da 1 a 2 cucchiaini per ogni pasto che fai nella tua giornata, anche spuntini. Hai bisogno estremo di grassi. In questo momento devi proprio come dire, coccolarti anche con bombe di grassi, fatti dei piccoli cioccolatini super nutrienti, trovi delle bellissime ricette sia sui social che nel nostro sito per poterti arricchire, poter arricchire veramente la tua quotidianità di bombe di grassi deliziose e poi ti puoi aiutare anche per l'idratazione interna, soprattutto vaginale, con l'olio di cocco che è straordinario. Impara ad usarlo ed impara ad usare uno strumento che vorrei presentarti, si chiama lo Yoni Egg, ed è compagno straordinario della nostra menopausa. È un compagno straordinario delle donne in ogni fase della vita, ma nella menopausa è veramente eccezionale. Che cos'è questo Yoni Egg? È un uovo vaginale che puoi usare proprio per stimolare la vagina, per aiutarla a riattivarsi, aiutare a riattivare il pavimento pelvico che in questo momento sembra essere andato completamente in letargo. Lo usi proprio grazie anche all'olio di cocco, in modo tale è una stimolazione vaginale che tu puoi autofare in un momento della giornata. Proprio provando a tenerlo dentro di te, a fare degli esercizi, c'è tutto un bellissimo, come dire, prontuario per usarlo. Fai degli esercizi con i quali riattivi il pavimento pelvico e riconnetti il tuo corpo con questa zona, del corpo che a volte tendiamo in menopausa a dimenticare completamente. E piano piano migliora anche la capacità di trattenere l'urina, di proprio sentiamo, ricominciamo a sentire questa zona così delicata e così speciale del nostro corpo. Se desideri conoscere meglio questo Yoni Egg, puoi scrivere a Kumari Kaula, che è la donna che in Italia insegna ad usarlo e che ti può spiegare tutte le sue straordinarie qualità. Per me nella menopausa è stato veramente eccezionale. Dopodiché, quindi impara ad usare l'olio di cocco, usalo anche durante i rapporti, insegna al tuo partner ad aiutarti con l'olio di cocco perché può veramente farti superare questo timore della secchezza. Ultima cosa molto collegata a questo problema della secchezza è anche una specie di calo della libido, per cui ci sembra come se si sia completamente addormentato il nostro corpo e tendiamo a rifuggire da questo aspetto della vita che magari fino ad ora è stato molto importante. Questa è una fase straordinaria della nostra vita, bellissima, dove possiamo invece che guardare al passato, guardare al presente, al futuro e accostarci a questo aspetto del nostro essere veramente in un modo completamente diverso. È come se arrivasse un momento nel quale abbiamo un approccio totalmente nuovo all'aspetto della sessualità. Veramente arriviamo a sentirlo in modo completamente maturo. E questa energia, che poi è un'energia che ci pervade e che può a pioggia illuminare tutte le cose che facciamo, non diventa più ristretta solo a questa fase, ci accostiamo a tutto l'aspetto della sessualità con una nuova mente, una mente che ne vede l'immenso potenziale creativo
e proprio di cambiamento del nostro approccio nel mondo. E quindi questa energia diventa molto più saggia, molto più inclusiva, l'amore diventa amore per tutti gli aspetti della nostra vita e per tutte le persone che vivono nella nostra vita. Ora, sempre in questa fase, sempre lo Yoni Egg può essere molto importante per riattivare, risentire e riprendere connessione, ti accosti con più saggezza, vedrai che i rapporti diventeranno magari meno frequenti, ma molto, molto più pregnanti, molto più dove davvero questa unione col partner sarà totale, completa e incredibilmente dalle potenzialità assolutamente straordinarie. E quindi puoi guidare, se ti accosti a questa fase con una mente completamente diversa, e invece di vedere il passato, vedi tutto quello che adesso la vita ti sta offrendo, puoi portare saggezza e amore anche in questo aspetto che magari finora era stato un po' più, come dire, solo legato all'orgasmo, al piacere, al numero di rapporti, piuttosto che alla qualità di quello che hai fatto finora. Quindi la menopausa è in realtà uno dei momenti più belli, una seconda stagione della vita che la vita ci offre, e se la cavalchi, se la, come dire, la vivi appieno, senza scacciarla, ma capendone tutti i doni, puoi davvero trasformarla in una delle sfide più belle della tua vita. Ciao!